Il mese di ottobre è quello dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Noi vi raccontiamo allora la storia di Valentina, una giovane donna che ha trasformato un suo momento di difficoltà in un abbraccio allegro a tutte le altre donne che combattono contro la malattia. Olimpia Mignosi. Tra trucchi, pennelli e specchi Valentina si muove da tempo, una passione diventata lavoro e ora in quel mondo ha ritrovato una motivazione in più. Ha scelto di scendere in campo con i suoi strumenti di bellezza e la sua esperienza col tumore al seno al fianco di chi combatte la malattia ma vuole preservare la propria femminilità. Con una semplice autopalpazione ho sentito che c'era qualcosa che non andava, pensavo che fosse qualcosa che colpisce le persone più grandi ed era difficile per me accettare a soli 33 anni di poterlo incontrare in un modo così dirompente. Negli scatti il racconto di un viaggio durato 24 mesi tra la paura, la forza, la speranza. Gli ultimi 2 anni della mia vita con le terapie, quindi tutto il percorso di chemioterapia, quando andavo con i miei peluche, qui potete vedermi con il casco refrigerante. Queste sono le foto, le testimonianze che io ho pubblicato anche online per far conoscere il casco refrigerante. E questi sono i video che facevo per insegnare alle donne come ricostruire il sopracciglio, come truccarsi nel periodo delle terapie. Aver affrontato in prima persona le terapie, quindi avendo subito su me stessa quelli che sono gli effetti collaterali estetici, mi ha dato la possibilità di arricchire quello che era già la mia consapevolezza per quanto riguarda il make-up. Una donna che perde la propria immagine involontariamente perché non è una scelta, spesso si trova ad affrontare una situazione psicologica molto difficile in cui non si riesce più ad accettare. Quanto è importante il supporto psicologico per chi affronta la malattia? È importantissimo, non solo durante le cure, ma è essenziale anche dopo, perché c'è un problema di immagine ed identità che si perde nel corso proprio della malattia. Le persone vanno aiutate a non rimanere ancorate a quello che era la vecchia immagine, ma a formarsene una nuova, sicuramente con dei presupposti diversi. Per Valentina, autopalpazione e screening mammari sono stati cruciali per ottenere una diagnosi accurata e precoce. Nell'approccio medico, la lotta al tumore al seno ha conosciuto una vera e propria svolta negli anni 90. Noi fino ad allora avevamo già sviluppato qualche terapia contro il tumore al seno, però la letalità della malattia nella popolazione continuava nonostante tutto ad aumentare. È cambiato completamente lo scenario. Questa curva che continuava a crescere, anche se lentamente, ha preso una brusca virata verso il basso e ha cominciato a scendere in maniera molto molto rapida. E quella discesa, e questa è la buona notizia, ancora oggi non si ferma e sono convinto che continuerà nei prossimi anni. La mortalità attuale è meno della metà di quella che era agli inizi degli anni 90, che in realtà sono l'altro ieri in termini medici. Prima curavamo il tumore della mammella come se fosse un'unica malattia, adesso sappiamo che questo approccio era sbagliato. I tumori della mammella sono una famiglia di malattie, spesso molto diverse tra di loro e che quindi necessitano un approccio terapeutico completamente differente. Progressi che attraversano anche le cure e i cicli di farmaci cui sono sottoposte le pazienti. I cosiddetti farmaci a bersaglio molecolare tendono a colpire più selettivamente il tumore con meno tossicità per le altre cellule dell'organismo, ma soprattutto con maggiore efficacia. Per la prima volta uno di questi farmaci, utilizzato invece nei tumori precoci, cioè quelli appena operati, quindi in una fase invece di guaribilità, sono in grado di ridurre in maniera importante, circa il 40%, il rischio di ripresa della malattia, quello che noi chiamiamo recidiva. E questo pone le basi ovviamente per aumentare ulteriormente le percentuali di guarigione di questo tumore.